Io Allora, un invece lì attimo, di un'altra cosa. aspetta, no, perché volevo finire la domanda a lei, Monica Guerritore, perché appunto, siccome lei lavora molto con le parole, con l'emozione, con anche la sovraesposizione personale, come trova la comunicazione del Premier Conte? Cosa trasmette? Partiamo dalla capacità dell'interprete di immedesimarsi. È la prima cosa che un interprete, è la prima qualità. Quindi istintivamente io mi sono immedesimata nelle persone che erano al governo in questo momento, da gennaio a oggi, e ogni giorno mi domandavo come fanno, sono stanchi, non dormono, non mangiano, ogni giorno c'è un problema diverso. Quindi la prima cosa è stata mettersi nei panni degli altri, anche di chi ci governa, e quindi andare a fare le pulci. Ha parlato bene, ha parlato male, c'aveva i capelli messi bene, c'aveva i capelli messi male, l'uso del linguaggio. Tutto questo passa in secondo piano. Quello che appare la comunicazione vera è di persone sfiancate che però sono al loro posto. Anche quando si dice Posso dire una cosa? la cosa delle sei, allora Borrelli non ha mai lasciato un giorno, quando ha avuto 2 giorni di febbre e poi è tornato, freddo, lucido, i professori, Brusaferro, Locatelli, a tutti noi hanno dato un senso di calma, di controllo di quello che stava accadendo. Non mi sono domandata se erano paternalisti o no, mi sono domandata che probabilmente erano anche loro stanchi, ma stavano gestendo le cose e io dovevo rimanere a casa. Ecco, questo è, più di questo non è che posso fare l'analisi. Per il resto, il Presidente Conte ha un linguaggio da avvocato che è diverso da quello politico, che in questo momento non è molto credibile, per cui il suo linguaggio, il suo modo di affrontare i problemi è più credibile. In qualche modo io credo quando si mette lì a raccontare le cose nei cavilli. Ci credo.